Il Palazzo Faina ospita due musei archeologici, il Museo Claudio Faina e il Museo Civico Archeologico. Nelle due strutture museali vi sono opere di particolare rilievo, ma due mi sono particolarmente care e vorrei quindi segnalarle. Il primo è un cippo a testa di guerriero che venne rinvenuto nel 1880 all'interno di una delle tombe della necropoli di Crocifisso del Tufo. Questo cippo rappresenta un guerriero di cui sappiamo anche il nome, Lart Cupures. Si tratta di un uomo, probabilmente di origine sabina, che era venuto in Etruria, dove aveva svolto questa sua un'attività prevalentemente militare. Attività che vuole che sia evidenziata, segnalata proprio all'interno della sua tomba, con questo cippo. Un'altra opera importante da segnalare è la Venere di Canicella. Si chiama così perché, come vedete, questa statua rappresenta una figura femminile e venne rinvenuta in un santuario all'interno della necropoli di Canicella. Ho parlato di Venere di Canicella e così è nota nella letteratura scientifica, ma negli anni 80 del Novecento Mauro Cristofani, che è stato uno dei maggiori etruscologi italiani del secolo scorso, ha pensato che non si trattasse di una Venere, ma di una divinità legata alla fertilità. C'è da aggiungere che questa statua era stata realizzata nella Grecia orientale, vale a dire sulle coste dell'odierna Turchia, ed era arrivata in Etruria, probabilmente a Vulci, e da Vulci portata ad Orvieto e qui riutilizzata come statua di culto. Tant'è vero che gli Etruschi modificarono in parte la figura, gli aggiunsero dei monili in maniera tale che fosse per loro più riconoscibile. Una curiosità, c'è stato chi ha sostenuto che questa statua rappresentasse in origine una figura maschile, un kuros, proprio perché era rappresentata nuda e sembrava che una core non fosse quindi possibile che si trattasse di una core. Sempre Mauro Cristofani, invece, trovando dei confronti nel mondo greco orientale, ha affermato che sin dall'origine questa statua era una figura femminile.